Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Toto Cutugno. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station per la prima volta qui nel mio salotto. Dove si trova questa radio? La casa a New York e poi c'è una sede a Torino dove si trova in questo momento il direttore Antonietta Napoletano. La radio si chiama Radio Free Station, che sarebbe come radio stazione libera, pre-stadio. Radio Free Station. Radio stazione libera. Sì, radio stazione libera. Prima di cominciare a parlare con il nostro carissimo Toto Cutugno, devo fare un numero di telefono urgentissimo. A chi? Chi è che chiami? Non te lo posso dire io. Io non te lo posso dire. Intanto mentre tu fai il numero, io vado subito a Toto. Toto, hai visto Sanremo? Chi ti è piaciuto di più? Uno dei più belli che abbiano fatto. È uno dei più belli. Amadeus è eccezionale, Morandi anche. Senti, e hai avuto, cioè quando hai visto il festival, ti è venuto in mente... Io ne ho fatti 15. Lo so. E quale ti è venuto in mente in quel momento? Quale ti è venuto in mente? Sei tornato un pochettino sul palco anche tu? La mia vittoria con solo noi. Con solo noi. Poi sono arrivato 6 volte secondo. Eh sì, e poi quella volta che abbiamo vinto anche l'Eurovision, no? Ho vinto l'Eurovision, l'ho vinto a Zagabria. Ti senti comunque orgoglioso perché insieme a Gigliola Cinguetti, a Toto Cutugno e insieme ai Maneskin siete gli unici 3 cantanti ad aver vinto l'Eurovision? Cioè, come ci si sente? Come uomo sono il solo, perché c'è la Gigliola e poi ci sono questi ragazzi bravissimi, Maneskin. E tu sei l'unico italiano vero, io devo dire, no? Sei l'unico italiano che praticamente... Con l'italiano ho fatto il giro dell'Europa, del mondo, perché sai che in giro per il mondo ci sono tantissimi italiani e io sono andato a New York, a Tokyo, in Australia... E l'Europa l'ho fatta praticamente quasi tutta. È stato in là praticamente quello che ti ha fatto conoscere, oppure eri già conosciuto comunque tu? Perché insomma Toto Cutugno è sempre stato un cantante amato dagli italiani e come tu stesso hai detto ce ne sono tantissimi gli italiani in tutto il mondo che quando sentono la voce di un cantante italiano vanno veramente... Sono capace di fare... Io conosco persone, credimi, in America che hanno fatto addirittura 1200 chilometri per venirti ad ascoltare. Ma dai, sì. È carino. Tu hai girato il mondo a lungo e largo, ovviamente, Toto. Quindi certo. sei stato anche io, Albano, Tozzi, Zucchero, ce ne sono diversi. Quindi volevo chiederti... A New York ci sono stato tante volte. Esatto, l'abbiamo saputo. Sei stato anche tante volte in Russia, no? Sappiamo anche questo. Sì. Speriamo che finisca presto tutto questo che sta succedendo lì, perché è veramente una cosa... Mamma mia. Ma io penso alla Turchia, caspita. Quasi 50.000 morti, ma ti rendi conto? Mannaggia, veramente. Anche quello di...
Anche quello è un grandissimo disastro, Toto. In Turchia e in Siria è stato veramente un terremoto di un magnitudo veramente fortissimo, una cosa pazzesca, veramente Io sono pazzesca. stato in Turchia, bella gente, molto, molto carini. Guarda, nel teatro gremito naturalmente, la gente cantava alcune mie canzoni, è pazzesco. Poi tra l'altro io sono un compositore, io ho scritto per tantissima gente, ti dico comunque. Ho scritto per Fausto Leali, Io amo, poi ho scritto per Peppino Di Capri, Il sognatore, poi per Califano, non mi ricordo più come si chiama il titolo che abbiamo fatto insieme, poi Giglia Cinquetti, un pezzo con lei per la Francia, poi ma ce ne sono tanti. Ritorneresti ora come ora di nuovo al festival per fare ancora, per No, battere il record, diciamo? No. No, ho parlato con Amadeus proprio dopo il festival, lunedì o martedì, gli ho detto io vengo, ma come ospite, a gareggiare no, dopo 15 volte no, basta. L'ultima volta è stato con Un falco chiuso in gabbia, una canzone scritta da Davide De Marinis, molto bella. Meritava anche molto di più, perché a volte ci sono delle canzoni. Poi in Francia. Ho scritto per un sacco di gente. Tu conosci i cantanti francesi? Sì, anche loro, come Allora, ho scritto per Johnny Hallyday, per Dassin, no. Ah, bello. per Dev, per Mireille Mathieu, per Dalida. Ho scritto un casino. Un'altra cosa che volevo chiederti, Toto, è questa. Per quanto riguarda la tua carriera, tu, oltre ovviamente a cantare, hai fatto anche tentatore. Sì, Diciamo, in quale, a parte. ho fatto una domenica con la Esatto, Parietti. esatto. Poi sei stato anche al programma, se non sbaglio, I Fatti Vostri, no? Hai partecipato anche lì con. Certo, Cioè, certo. ti abbiamo Capito, ma sai visto. tutto tu. E beh, ti ho seguito sempre, Toto. Ti ho seguito sempre, non ne ho mancato mai niente Spero di di vedervi un giorno, perché tu sei molto carina nel parlare, molto gentile, e Luigi era vedere. molto simpatico. Grazie. Volevo chiederti, Toto, hai rimpianti nella tua carriera di qualcosa che vuoi fare ancora? Allora, è un mese che non mi muovo di casa perché non stavo tanto bene, però oggi sto benissimo. Il mio più grande dispiacere è che sono arrivato 6 volte secondo, cazzo, e quindi questo è un dispiacere, dicevo, poi da Sanremo arrivavo a casa e stavo male. Però Toto, ti devo dire una cosa, tu arrivavi secondo, ma sei arrivato primo nel cuore della gente, questa è la differenza. Che bello, che bello. Io E scrivo adesso devo questa dirti frase. una cosa bella, finito dopo un po' di anni un CD nuovo che va in giro per tutta l'Europa e uscirà fuori aprile-maggio. Quindi vi darò il CD così lo ascoltate. Bellissimo, allora non vediamo l'ora che arrivi fine maggio per poter ascoltare questo tuo nuovo capolavoro, perché tutte Ho le tue canzoni. fatto una canzone per la mia cagnetta Come che si si chiama chiama la Tira cagnetta? Come. e non c'è più. Allora ho preso il suo Abbaiare, l'ho messo nel disco e la dedico questa canzone a tutti i cani e anche ai gatti. Quindi quando la sentirai ti divertirai da matti. Senti, come si chiamava la cagnetta, Toto? Perché anche io adoro il ca. Iva? Kira. Ah, Kira, bellissimo nome, bellissimo. E invece mio figlio ne ha uno che si chiama Kiwi, Che della stessa razza. razza è? Che Grazie. razza è? Golden River. Oh! River, scusa, perché c'ho qui mia moglie che a volte mi suggerisce le cose. Si chiama Carla. Un saluto allora va anche a Carla, ok? Un saluto va anche a lei. Allora, io provo a fare. Parigi.
T'ha ringraziato. Prova a fare un altro numero, visto che quello lì che noi abbiamo cercato di fare prima non è andato a buon fine. E poi eventualmente ti diciamo anche chi era, probabilmente o si trova in una zona non buona. E quindi lo conosco. E certo che hai cantato anche insieme a lei. Questa è una lei. Oh, Madonna, e chi è? Adesso proviamo a chiamare quest'altro. E dovrebbe essere la Minetti, però per il momento ancora non riusciamo a collegarci con lei. Mirtilla, aspetta che ce l'abbiamo fatta invece. Chiama subito la sorpresa che dovevi fare prima. Chiamo subito anche la sorpresa. Lei, anche lei ha scritto una canzone. Lo sappiamo. Allora prova a richiamare. Carina. Provo a richiamare lei. Io ci ho già parlato con me nei vari concerti. Allora, richiamiamo l'altro numero e buttiamo giù questo e richiamiamo questo qui. Allora, andiamo avanti. Sembra facile, ma quando si va in diretta è tutta un'altra cosa che non... Allora. La prossima volta vengo da voi. Ok. Perché tu devi essere molto carina. Ti ringrazio. Tranquilla. Riusciamo a raggiungerla. E mi dice sempre che non è disponibile, Luigi. Hai sbagliato il numero, perché mi ha risposto subito. Mi rifallo quello che ti ho dato io, però... Ok, rifacciamo. Avevo saputo, la chiamavo io, glielo dicevo. questa è carina, infatti. Allora. Comunque, tornando a questo festival di Sanremo, Toto, prima che arrivi l'ospite, sei d'accordo ovviamente con la vittoria di Marco Mengoni? Certo. Veramente un grande artista che... Un grande... Io l'ho conosciuto... prima che vincesse l'altro Sanremo, era un ragazzo di un'educazione pazzesca, ha un sorriso che ti... poi ha tratto un bel ragazzo, quindi, ma ha cantato benissimo, con grande umiltà, e questo ti fa molto, molto onore. Ok, ci siamo. Sì, è proprio così, infatti. Sì, pronto? Eccoci qua. Ciao Annalisa. Ciao. Allora, io sono Mirtilla e con noi c'è Toto Cotugno. Totino! Come stai, zio Toto? Sto bene, anche tu, no? Non ti vedo da un casino di tempo, cazzo! Vabbè, sul vedere io non ti ho mai visto, se per questo. No, sto parlando alla Minetti. Sei sempre bellissima comunque, sei stupendamente Guarda, bella. Guarda, Mirtilla, mi difendo, devo dire, però... A me mi manca tantissimo Toto, mi manca proprio tanto. Oggi, quest'anno guardavo Sanremo e pensavo a quanto è stato bello viverlo con lui, perché quando l'ho vissuto nel 2005 insieme a lui, io ero un'artista più consapevole, poi io sapevo che lui mi aveva lottato per avermi su quel palco, quindi sentivo la responsabilità di dargli tutta me stessa e spero di esserci riuscita. Sicuramente sì, vero? Siamo riusciti. È stato bello. Lui mi ha permesso e io lo ringrazio ufficialmente. Dovete sapere che Toto ha una bontà d'animo e un cuore che è infinito. Si arrabbia solo se vede ingiustizie e davanti alle ingiustizie lui non si ferma e combatte. Però la cosa che mi fa impazzire di Toto è che se io ho oggi la fortuna di tornare negli Stati Uniti, in Germania e nei paesi dell'estero, è grazie a Toto Cotugno. È lui che mi ha portato e mi ha battezzato nel mondo. Bello, quindi. Senti, quindi gli voglio un bene della Madonna, come diciamo noi. Sì, proprio della Madonna. Un gran bene. Io devo dire che Com'è stato, figlio? Fabio sta benissimo, è quasi 1,90 Toto, è altissimo. Mamma mia. Dai. Sì. E la piccolina ha 5 anni ed è una peperina TikToker come poche. Come si chiama? Elena. Elena.
Elena, bellissima. Ah, Elena. Bellissima. La prossima volta che vengo a Milano ti vengo a trovare, ti vengo a disturbare, te la porto, te la faccio conoscere. Caspita, vieni a cena da noi, dai, Ma su. tutta la vita, zio, se non ti disturbo lo faccio molto volentieri. Con tuo marito e con bambina, con la bambina. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. E porta anche il grande, 1,90. Ma quando lo vedrai, è come Nico, è infinito. È buono come Nico, ha lo Quanti stesso carattere, ha 15 anni, però assomiglia proprio a Nico come carattere, posato, va benissimo a scuola. anni ha? Carino, carino. Eh sì, senti, a te è mancato il festival, Annalisa? A me è mancato il festival, a me manca farlo, sì, devo dire sì. Quest'anno poi ho sentito proprio quando ho visto Albano, ho visto Morandi, ho visto Ranieri e ho visto la reazione della gente al bel canto italiano, ho pensato però sarebbe stato bello portare un pezzo importante e saprei con certezza di poter ottenere grandi risultati. Però ci sono due cose che mi piacerebbe fare. Uno è cantare nuovamente e l'altro è presentarlo, perché adesso con il lavoro di conduzione che sto portando avanti su dei format televisivi diversi mi Che sta divertendo veramente bravo, molto. Ci che sarà. bravo, non lo sapevo. E ci sarà un'altra Caspita. accoppiata fra te e Toto? Ma magari, zio Toto, io tutta la vita con Totino. Totino, quindi allora. Facciamo questa bellissima rientrata, no? Con Annalisa Minetti. Anche perché zio Toto si deve ricordare che io e te, come noi, nessuno al mondo, io e te. Te la Senti che ricordi, voce che ha. zio? Te la ricordi, Hai sempre una Toto? bellissima voce. Te la ricordi, sì. Io sono andata a Sì, è rivederla di come nuovo sul palco quando avete cantato insieme e devo dire che è stata me. un'emozione, cioè sentire gli applausi prima, dopo e la performance è stato veramente Esatto. favoloso. Sì, è stato Esatto. veramente Ciao molto molto. Annalisa. Ciao Annalisa, volevo farti una domanda. Io, anzi, una constatazione, perché prima il nostro Toto diceva: il mio rimpianto è quello di aver fatto tanti secondi È posti. Io gli ho vero. risposto: tanti secondi posti, però sono dei primi posti nel cuore della gente. Penso che tu la pensi come me su questo. Ma guarda che Toto ha scritto e firmato successi di tantissimi, tanti, non soltanto i suoi. Le canzoni che noi cantiamo e che ancora oggi riescono a catturare l'attenzione delle nuove generazioni sono firmate Toto Cutugno, e non solo quelle che ha cantato lui, ma anche altre, Celentano, ma quanti te ne posso dire? Tantissimi. Lo E so, lo ancora so. oggi noi cantiamo quelle canzoni e le sentiamo attuali. E poi non sono secondi posti, sapete, perché poi di fondo con me lui ha vinto primo nei classic, quindi qua c'è un primo posto. È vero, è vero. Per Adriano ho scritto 12 canzoni. Sì. 12. 12, neanche una. I ricchi e poveri, ma quante ne possiamo dire, È zio? un grande Adriano. cantautore. È il più grande di tutti, Adriano. No, no, io parlavo di te, che sei un Ah. grandissimo cantautore. Sei un grandissimo cantautore. E quindi è una cosa stupenda quello La che. cosa bella è quando Mirtilla vado negli Stati Uniti, che magari vado a trovare i miei amici, adesso a maggio ci tornerò dal primo all'8 maggio. E la cosa molto bella è quando tutti, cioè secondo loro l'italiano, per esempio io adesso ho ricantato insieme a un tenore che in America ha un grande esito, ho cantato l'italiano di Toto. Sì. E Toto l'ha sentita ed gli è piaciuta molto la versione. E cioè, le persone pensano, quando mi chiedono di cantare un pezzo in italiano, mi chiedono i pezzi di Toto. Cioè io canto, io non devo fare altro che cantare i pezzi di Toto per catturare la gente da subito. Eh sì, sono Guarda, se pezzi. fai la brava, scrivo una bellissima canzone. Ma guarda, io lo sai, zio, io sono sempre brava, io sono qui e se tu mi scrivi
perché dopo ora mai più, chiaramente io stetti malissimo, è stata una delle esperienze più brutte della mia vita, però io ogni volta che vedo tutti i duetti che abbiamo fatto su quel palco dico cazzarola, che empatia, che pathos che c'era, eravamo proprio bravi, stiamo proprio bene insieme, e quindi io se mi scrivi una canzone la canto, no, volentieri di più. E allora Toto, Anna, noi l'aspettiamo. Annalisa, sì? Come va con tuo marito? Benissimo, zia, siamo felicissimi, è qui a fianco a me che ti sente, salutami. Ecco, me lo saluti. Ecco, tanti tanti saluti da Michele, sono un tuo ammiratore, segreto, ma lo so. Ciao, Michele, ciao. Allora, zio, oggi è San Valentino, è la festa degli innamorati, ma io ti adoro e quindi ti auguro buon San Valentino, zio Tato. Grazie, ci siamo fatti un po' di regali io e la Carla. Bella la zia, no, vi devo assolutamente venire a trovare, ho deciso che adesso a Milano la prima volta che vengo a trovare i miei genitori vengo mi a trovare anche te, che ti aspettiamo a casa, va bene, tu però zio rispondi al telefono che io ti scrivo i messaggi, capito Toto? Hai ragione, ecco, devi rispondere ai messaggi. Perché glieli scrivo? Io ogni tanto glieli scrivo, ogni tanto mi risponde 10 volte no, vabbè, però è impegnata, è super impegnata. Ok, va bene, ringraziamo Danetta Minetti per questa bellissima sorpresa a Toto Cutugno, perché ne sta per arrivare un'altra molto bella ancora, sempre per Toto Cutugno. Grazie, un abbraccione, un abbraccione. Grazie mille, grazie. E dedico gli amori di Toto Cutugno a tutti gli ascoltatori. Un bacio. Sì, buon San Valentino. Allora. Anche a voi. Sì, grazie. Un attimo, c'è un'altra bellissima sorpresa. Un'altra sorpresa che arriva per te. Veloce, veloce. Veloce, 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 veloce. Perché la signora... Vediamo se riesce ad agganciarci subito, ma penso di sì. Io penso di sì, perché lei non manca mai, anche quando sta in autostrada, quando non si sente nulla, lei comunque riesce a. Vediamo un attimino. Ma chi è? Ma chi è? Non si sa. Non si sa, non si sa. Tu sei sposata? Sì, sono sposata. E ce la devi farlo con il cellulare sempre, però. Sì, 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 sto facendo. Bene, bene. Allora. È una grande artista. È una grande artista come te, caro Toto. E vi siete incrociati tantissime volte, quindi. Dai, dimmi chi è, ti prego. Vabbè. Tanto ormai ci siamo. Dimmi come incomincia. Con la I. Comincia con la I. Vediamolo. Sicuramente. Sta arrivando. La riconosci subito, al 100%. Pronto? Eccola qui. La nostra grande Iva Zanicchi. Ciao, buonasera. Ciao Iva. Ciao. Ma è vero che c'è Nico Tugno? Eccolo. Ciao. È caduta la linea, mannaggia. Pronto? È caduta la linea, Mirtilla di Toto, riprendi. È caduto Toto, mannaggia. No. Aspetta allora che lo richiamiamo di no, nuovo. No, adesso è tornato, dai. No, non lo sento. Ah, beh, non senti Toto. Sì, io sento te, ma non sento Toto. Aspetta. Allora, andiamo a richiamare Toto Cutugno. Tutto bene tu, Iva? Ah, io benissimo, dai. Ti vediamo, ti vediamo ovunque, sempre più bella, bella. Adesso per un posto fermo non mi vedrete, dai. Ti fermi? No, come facciamo noi? E come facciamo noi? No, scherzo, un po', per un po' sì, perché se non voglio stufare, dai. Ma io penso che tu non stufi mai, hai una simpatia. Eccolo qua. Allora, io direi di mandare una canzone intanto, aspetta. Proprio la canzone con Annalisa Minetti, ok? Ok.
e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia. Sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti e neghi l'evidenza di un amore malato, di un amore ferito fra di noi. L'italiano è la canzone assieme a Volare di Modugno la più conosciuta e cantata nel mondo. Sì, lo so. Lo sai, no? E beh, sì, non è mica una cosa da poco, eh? No, poi vedo la FIA e tutto. Beh, vabbè, poi magari non pagano gli altri dei paesi, soprattutto nel Sud America non arriva niente, dai. Ascolta, ma tu stai bene? Io sto bene. In Sud America ho scritto una canzone per Luis Miguel, che è arrivato secondo a Sanremo, che si chiamava Ragazzi di Oggi. Ma pensa, beh, no, Luis Miguel. Ragazzi di Oggi. E cara Iva, a fine maggio uscirà il nuovo CD di Toto, eh? Di Toto, ma comunque se ha scritto una canzone per Luis Miguel, qui magari la gente non lo ricorda, ma in Sud America, in Centro America, è il number one, è uno che viaggia con l'aereo privato, certo. Eccetera, eccetera. Ho scritto una canzone anche per Miguel Bosé. Che ha vinto il Festival Barco, la mia canzone. Sì. Mi fa piacere. Senti, ma in Sanremo perché non ti hanno chiamato? Perché il prossimo anno ci vado come ospite, ho parlato con oh, bravo. No, come concorrente no, come ospite devi andare, dai. No, l'ho fatto per 15 anni, dai, 15 volte. No, adesso vai come ospite, basta. Sì. Che cagarecino loro. Senti, Toto, spero tanto di... Perché sì. Tanto che non ti vedo. Mi piacerebbe tanto incontrarti, chissà mai. In qualche trasmissione, allora chissà. Allora vieni a cena da noi. E dove sei? Dove abiti tu? Non dire esattamente Milano, a Roma. Milano abito. Allora anch'io abito a Milano. E allora, Iva... Approfitta, organizziamo Toto, con grande piacere. Fausto Leali. Io abito sì, vicino a Fausto Leali, sì. Sì, appunto, me lo ricordo. A due passi, lo stesso paese praticamente. Sì. Anche Fausto è grande, mantiene allora, una vocalità meravigliosa. L'ho riportato io alla ribalta, con Io Amo. Proprio. Se sei d'accordo, noi alla fine della diretta passiamo il tuo numero ad Iva, così poi magari vi sentite in privato e vi mettete d'accordo, va bene? Bravo, daglielo, mi fa molto piacere. Toto? Dai, ci sentiamo, perché anche io non ho il tuo. Tu mi chiami, che adesso te lo danno, e ci sentiamo, ok? Allora, dategli il telefono a Iva, mio telefono. Ok. Vabbè. Passiamo sia ad Iva e a te diamo quello. Bravo, e il mio date a Toto, va bene. Ok. Ciao Iva. Ti do un bacione grande, un bacione. Ciao, ti voglio bene, ciao. E sempre San Valentino col tuo marito. Buon San Valentino, Iva. Buon San Valentino. Grazie, veramente. Grazie. Ok. Ciao. Ciao, un abbraccione Iva. Ciao. Un abbraccione. Ciao. La diretta è bella per questa, Toto, perché si cade, si risale. Vediamo se riesco a fare l'ultima chiamata da qui. Qui, se non sbaglio, però è lui che ha cantato la canzone dell'altro. O dico male, Luigi? Sì, è stato. Vai. Pronto? Abbiamo Davide De Marinis in diretta. Davide De Marinis, ciao Davide. Ciao. Qui c'è Toto. Ciao Toto, ciao, sei grande, ciao. Ma sei grande tu, ma io sono sempre stato un tuo fan. Lo so, ci siamo anche visti, abbiamo parlato di musica,
Hai entrato anche una volta, mi hai anche regalato un testo, qualche parola di una mia canzone, lo ricordo sempre, sai. Un falco chiuso in gabbia, vero Davide De Marino? Un falco chiuso in gabbia! L'abbiamo scritta anche. Esattamente, esattamente. Aspetta, ha messo il pollo dentro. Sì. Allora Davide, cosa vorresti dire a Toto prima di chiudere? Di ecco. Davide? Credo che sia sul treno. Non lo sento già più io. Non lo sento più. Vabbè, comunque... Eccomi. Eccolo. Sono in treno, scusate, perché sto andando a Storie Italiane. Domani sono a Storie Italiane per Eleonora Daniele. Ah. Davide, che cosa vorresti dire a Toto prima di lasciarci? Che è un grande maestro, per me è stato ed è un grande maestro della scrittura della canzone popolare italiana, un grande maestro che ha portato la nostra canzone, la canzone italiana in giro per il mondo. Io sono onorato di averlo conosciuto e di aver potuto collaborare con lui, è il numero uno. Mi è emozionato. È vero, è vero. Grazie io, Davide. Io devo. Bello Toto. Vieni a trovare quando torno a Milano, Toto. Certo, certo, certo. Grazie Toto. Ti mando un abbraccio per il mio. Dove abiti adesso? Adesso abito ad Ascoli, a Milano, Ascoli. Quindi tutti vicini siete. Al back studio ci sono trovato. Va bene. Ti scrivo in privato e quando mi dice tu quando posso venire, vengo. Marino, se hai voglia di, se devi fare qualcosa di incisione, eccetera, puoi andare pure al back. Lo so, è sempre detto, ti ringrazio. Beh. Ti mando un abbraccio grande, saluto tutti. Grazie Davide De Marinis, grazie. E io? Grazie, un abbraccio, grazie. E noi sì, la dobbiamo ringraziare per questa intervista a Toto Cutugno, che è stato gentilissimo davvero. Era uno degli artisti che ci mancava, abbiamo intervistato tutti, sì, praticamente sì, tutti. È vero. Intervista col grande Toto Cutugno e questa sera... Sono contento perché ci ha veramente emozionato con la sua voce, con le sue parole. Grazie Luigi. Grazie Toto, grazie per esistere. Toto, una promessa se riesci a farla, quando esce il nuovo album, vieni di nuovo? Sì, certo, te l'ho detto prima. Sì, ok, sì. Così almeno... A Torino. Ma per me puoi anche venire a Torino e ti invito io a cena, ok? Perfetto. Allora, ragazzi, su Radio Free Station, grazie mille Toto. Grazie, vi auguro buon San Valentino. Grazie mille, un abbraccione forte Toto. Buon San Valentino anche a te, a Carla. Grazie. Grazie. Siete stati molto carini. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao, un abbraccione. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito il Salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.